Classico. Chiamiamola Lucianina. Lucianina Litizzetto, eccola. Rai 1 e l'Officina SRL, un programma prodotto da Rai 1 e l'Officina SRL, lo hanno messo anche loro nei titoli, hai capito? Quindi noi lo sappiamo benissimo che è la strana coppia, cioè la Rai insieme ad Officina, l'Officina SRL. Sentiamo cosa dice. Eccola lì. Oh. Per il mio compleanno hai pensato qualcosa? Per il mio compleanno, mi ha regalato un mazzo di girasoli. Un mazzo di girasoli, dice. Ah, quante cose carine possiamo dire. Allora, mentre loro vanno, vi dico una cosa. Come membro di commissione di vigilanza RAI insieme al gruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto al presidente della commissione di vigilanza di audire i due precedenti direttore, allora si chiamava così, direttore generale e presidente, quindi di audire Monica Vagioni in qualità di presidente della RAI e Mario Orfeo in qualità di ex direttore generale. Questo perché intanto per fare un po' così il bilancio di una stagione lunga firmata e targata Maggioni Orfeo, ma poi io credo anche un po' per chiedere qualcosa rispetto alle scelte che sono state adottate in questo arco di tempo. Per esempio, io non ho mai capito onestamente come Orfeo, cioè i parametri con cui Orfeo ha preso la decisione di non mettere la RAI sulla partita dei mondiali di calcio, facendo quindi un mega regalo a Mediaset che ci ha fatto grandi introiti pubblicitari. E poi vorrei capire le dinamiche del coinvolgimento delle società di produzione, vorrei capire anche per esempio la vicenda che riguarda Fabio Fazio, vorrei anche capire il peso che hanno gli agenti delle star, magari alcuni di questi agenti hanno anche legami con le società di produzione. Vorrei capire per esempio questo Lucio Presta, che sappiamo essere l'agente ormai ufficiale, l'agente di Matteo Renzi, quindi di un soggetto politico importante che ha un peso. Tra l'altro siamo ancora dentro la RAI delle scelte fatte proprio dalla precedente stagione, dal precedente governo. Quindi, insomma, avremmo un po' di cose da domandare. Ed è arrivato il Cotta. Allora, mitico Cottarelli. Come sempre approfittiamo di lei per districarci. Adesso non lo chiama più professore, perché per fortuna sì, l'ha detto, ha detto guardi che non sono professore. Del giudizio universale, che non è stato giudizio universale come loro un po' tutti si aspettavano, perché tutti pensavano un po' all'Armageddon, è stata una sostanziale tenuta da parte delle agenzie di rete. Mentre il ministro dell'economia e delle finanze dice non possiamo reggere a lungo con questo spoglio spread a questi livelli. Quindi da una parte i due vice premier dicono non cambierà nulla, dall'altra parte il ministro Tria dice non possiamo reggere a lungo con lo spread, anche se sentiamolo aderire completamente alla manovra, insomma non mi pare che abbiano grandi ripensamenti. Quello che ha detto prima, poi in qualche modo cioè, negli ultimi giorni più che altro ha detto che questo livello dello spread a 300 alzo ma siamo fermi lì da un po' di tempo non fa bene all'economia. Io ho sempre detto che un livello a questo livello appunto non fa bene all'economia, ma ancora si riesce a tenere. Meno male che l'importante è non farlo aumentare ulteriormente. Non farlo aumentare ulteriormente, attenzione, non vuol dire toccare 400, vuol dire consolidarsi a 400. E per quel che penso io non credo che anche gli speculatori abbiano voglia di far impazzire il sistema portando lo spread e consolidandolo a 400, perché qualcun altro potrebbe avere dei problemi. Mentre noi parliamo continuamente del sistema Italia, beh, in Germania hanno un problema grande come una banca, anzi hanno un problema grande come una Deutsche Bank,
che è una grandissima banca di sistema che sta avendo delle forti criticità. Ovviamente non se ne parla nella televisione italiana perché lo spread funziona soltanto quando c'è da brandirlo come un'arma nucleare, però una delle questioni che andrebbe sicuramente affrontata è capire come stanno le banche tedesche, soprattutto una di queste banche, cioè la Deutsche Bank, che ripeto è in una forte crisi e qualcuno ogni tanto ne parla. Ha confermato sostanzialmente il rating dell'Italia, il famoso giudizio BBB. Poi vi devo dire una cosa su Cottarelli e sul suo centro. Un outlook negativo, cioè ci ha spiegato lei che l'outlook è la tendenza al negativo. Moody's l'aveva confermato. È peggio, nel senso che se ci declassavano sarebbe stato il secondo declassamento nel giro di una settimana, e il minimo che ci si poteva aspettare, visto che il declassamento non è avvenuto il minimo, cioè, sono persone che alla fine tifano per la sciagura, per l'Armageddon, perché lo sanno, loro sono pronti. Perché Cottarelli è lì perché si dice pronto nel caso della bisogna, quindi nel caso in cui dovesse saltare tutto, Cottarelli, che ormai è un personaggio pubblico, va addirittura da Fazio, sarebbe un po' la replica di Monti, soltanto che Monti era stato investito dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano attraverso un passaggio preliminare che era la nomina a senatore a vita. Qui invece di fare la nomina a senatore a vita lo fanno personaggio televisivo. Ormai Cottarelli è dappertutto, viene intervistato un giorno sì, un giorno no, ogni domenica va da Fazio, quindi c'è questa operazione simpatia, poi una volta al mese va da Fabio Fazio, cioè va da Floris, quindi insomma è tutta una roba che tende a portare, ripeto, ove mai saltasse tutto, tende a portare Cottarelli a Palazzo Chigi come tecnico oppure come prossimo uomo della provvidenza. Allora, tante volte abbiamo avuto modo di raccontare di come la famosa valutazione di 6.500 euro a puntata venisse girata da Cottarelli al suo osservatorio. Allora, tante volte vi ho anche detto questo, cioè la valutazione, lui non prende i soldi direttamente dalla RAI, li prende attraverso la società di Fabio Fazio, cioè l'officina, che ha a budget una voce per pagare gli ospiti fissi. Lui non prende, ripeto per chiarezza, non prende i soldi direttamente, ma la valutazione della performance è quantificata in 6.500. Cosa fa di questi 6.500? Li gira all'osservatorio di cui fa parte per finanziare delle borse di studio. Io mi sono ritrovato tra le mani il comitato direttivo dell'osservatorio. Allora, Carlo Cottarelli è il direttore dell'osservatorio sui conti pubblici. Il suo vice, sapete chi è? Giampaolo Galli. Giampaolo Galli è stato l'ex parlamentare del Partito Democratico ed è stato ex grande dirigente, gran commis di Confindustria. E quindi già capiamo la parte verso la quale tira Carlo Cottarelli. Oltre a Giampaolo Galli, ex PD, ci ritroviamo che nel comitato direttivo dell'osservatorio sui conti pubblici c'è anche Enrico Letta. E già nell'osservatorio di cui fa parte, diretto da Carlo Cottarelli, e che quindi quell'osservatorio prende i soldi dall'officina per finanziare borse di studio, bene, c'è Enrico Letta, che ovviamente non vi devo spiegare chi sia. Enrico Letta quindi fa parte della squadra, cioè fa parte del comitato direttivo dell'osservatorio sui conti pubblici. Quindi non soltanto ci ritroviamo Cottarelli, non soltanto ci ritroviamo Giampaolo Galli, ma ci troviamo anche Enrico Letta. Poi ci troviamo il professor Roberto Perotti, quello che parla anche lui
della Spending Review. Ci ritroviamo Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera. Ci troviamo anche Massimo Bordignon, uno della Voce.info. Quindi, come vedete, questo osservatorio praticamente è il racconto del mainstream. E ci ritroviamo anche la professoressa Veronica De Romanis. Volete sapere chi è la professoressa De Romanis? Semplice, è la moglie di Bini Smaghi, un altro signore che di certo non è un uomo del popolo, è più un uomo delle élite. Quindi insomma ci troviamo tutta una bella compagnia di giro dentro la grande squadra di Carlo Cottarelli. Ripeto, l'ho trovato semplicemente guardando l'osservatorio, la composizione dell'osservatorio sui conti pubblici, dove per l'ennesima volta ribadisco che c'è Carlo Cottarelli direttore, il suo vice è un ex parlamentare del Partito Democratico ed ex espressione di Confindustria, Giampaolo Galli. Poi ci ritroviamo Massimo Bordignon della Voce.info, ci ritroviamo Veronica De Romanis, che è anche moglie di Bini Smaghi, ci ritroviamo Ferruccio De Bortoli, ci ritroviamo il professor Roberto Perotti e ci troviamo Enrico Letta. Quindi insomma è una bella compagnia la loro. Sentiamo che cosa dice e poi altre riflessioni. Allora, come fa a sostenere Barba? Fondamentalmente interviene immettendo risorse finanziarie delle banche. La domanda fondamentale è: ma chi sta aiutando lo Stato se interviene a salvare le banche? Perché questa è una cosa che si fa così: lo Stato mette risorse. Mette risorse, dà soldi alle banche. Non li prende questi soldi? Beh, tipicamente questo viene fatto dando alle banche titoli di Stato che vengono emessi per quello scopo. Oppure banca, lo Stato prende. Intanto Fabio Fazio non capisce nulla, ecco perché non ci può essere una dialettica. In questo Fabio Fazio non capisce nulla, cioè, Fabio Fazio ha soltanto una mission in testa, quella di rendere simpatico Carlo Cottarelli e soprattutto di fare attraverso Carlo Cottarelli la contronarrazione rispetto a quello che il governo fa. Ora, giusto per dire che loro sono il mainstream, loro, ma tutto, sfogli giornalone unico, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Sole 24 Ore, è davvero difficile riuscire a trovare un qualcosa di diverso rispetto alle informazioni loro. Bene, io oggi ho trovato un'intervista ad Alex Sinai, che è un importante economista americano, su due giornali. Uno è Il Messaggero e l'altro è Repubblica. Il Messaggero riesce a riportare fedelmente il pensiero di Alan Sinai, ma Bruxelles è troppo rigida, per crescere ci vogliono più flessibilità e meno austerity. Arriva a dire proprio chiaramente questo importante economista che tra le posizioni del governo italiano e quelle della Commissione europea scelgo il governo italiano. L'unica via d'uscita per l'impasse nel quale si trova la vostra economia è una politica fiscale che faccia da sostegno alla ripresa e alla crescita, e i limiti di bilancio imposti da Bruxelles sono troppo rigidi per permettere che questo avvenga. Allora il giornalista domanda: quindi i nostri governanti fanno bene a insistere nel braccio di ferro? E l'economista risponde: beh, Di Maio e Salvini hanno raccolto la protesta di elettori che sono stati profondamente colpiti dalla crisi e che non sono ancora riusciti a risollevarsi. Il loro compito è certamente quello di concordare la strategia finanziaria dell'Italia con l'Unione Europea, ma è anche quello di mantenere la pace sociale nel loro paese. I due elementi vanno valutati insieme. È importante questo aspetto che Sinai continua a sottolineare. Quindi insomma dice: state attenti che con le politiche attuali, quelle imposte da Bruxelles, non andrete molto avanti. Lo stesso economista viene intervistato anche da Repubblica, che non si capacita di come questo economista stia dalla parte del governo, e nonostante l'intervista, di cui ovviamente vi leggerò adesso dei passaggi, quindi nonostante questo Alan Sinai continui a ribadire l'importanza di una manovra espansiva quale quella formulata da questo governo, proprio Repubblica non riesce, e a proposito di giornalismo leale, scrive: il vostro caso provoca tensioni sui mercati, ma anche la UE deve cedere.
cioè volge al negativo un'intervista in cui questo economista dice: il bilancio italiano ha delle difficoltà, ma non è in condizioni disastrose, quindi non si stupisce della valutazione che danno Standard & Poor's e precedentemente che aveva dato Moody's. Ripeto, basterebbe veramente poco, un gesto di volontà politica per trasformare l'Europa in un fulcro di sviluppo per se stessa e il mondo intero. Ma attenzione, dice, questo sulla carta, nella realtà che cosa accade? L'allentamento della rigidità, dice questo economista, che Repubblica evidentemente quasi si è pentita ad un certo punto di avere intervistato, tanto che lo abbassa nella pagina dove lo mette, perché non dice le cose che Repubblica voleva sentirsi dire. Quindi l'allentamento della rigidità di bilancio di pura marca tedesca, che malgrado le prove ripetute di insuccesso continua a caratterizzare l'approccio europeo, non va bene. Ecco perché dice ci vuole un rovesciamento della politica, ecco perché ci vuole un gesto di volontà da parte dell'Unione Europea. I parametri fissati, continua Alan Sinai, sono troppo rigidi e soprattutto volerli caparbiamente applicare a qualsiasi paese, in qualsiasi momento, fa a pugni con la realtà. Porca miseria, proprio l'hanno dovuto scrivere, perché questo gliel'ha detto in faccia, quindi gliele dice anche in faccia a questo signore. Ecco perché ve le voglio proprio citare le parole esatte di Alan Sinai. All'Italia, come ad altri paesi, caro Cottarelli e cari signori delle soci suoi, da Letta a Bordignone, a De Romanis, insomma, lui continua e dice: all'Italia, come ad altri paesi, deve essere concessa la flessibilità necessaria perché riesca ad adottare politiche espansionistiche di crescita. Solo così si potrà finalmente sbloccare questo meccanismo diabolico che frustra una potenzialità, che frustra una potenzialità. Cioè, questo economista dicendo: ragazzi, state sbagliando tutto, basta con queste belinate dell'austerity, della contabilità. Per uscire dalla crisi bisogna fare qualcos'altro, ok? Quindi, solo così si potrà finalmente sbloccare questo meccanismo diabolico che frustra una potenzialità, e mi riferisco all'intera Europa, enormemente superiori ai numeri reali. Tutto il mondo ne trarrebbe beneficio. Ecco perché dice: sì, guardate che non hanno torto sti pazzoidi qui in Italia, ok? Allora il giornalista di Repubblica, che proprio non si dà pace, dice: ma lei sta dando ragione al governo italiano? Quello che non sta bene all'Europa è che abbia di colpo disatteso gli impegni, perché questo è quello che l'Europa contesta agli italiani. Quindi non vedeva l'ora di metterlo all'angolo il giornalista di Repubblica, questo economista. E quindi cosa gli fa? E ha detto: sì, ma guardate che l'Italia, risponde l'economista, guardate che l'Italia è rimasta entro il limite del 3%, sta praticamente sputtanando sto Cottarelli e tutte le fandonie che sentiamo dalla mattina alla sera dovunque. Perché non fanno sentire Sinai? Perché Floris non manda in onda Sinai? Perché non lo chiamano? Hanno paura di sentire un racconto diverso? Ok, quindi, però è rimasta entro il limite del 3%. È difficile valutare l'impatto delle singole misure. Quello che l'Italia chiede è di poter impostare politiche di sviluppo. Un economista gli sta dicendo: ma guardate che l'Italia non sta facendo una cosa di folle, da folli. Sta dicendo, chiede di poter impostare politiche di sviluppo. Credo che debba esserle concessa. Caso, guarda, incredibile. Credo che debba esserle concessa, purché si rientri nei parametri massimi, tale libertà. Se poi il fatto di mandare la gente in pensione prima o di concedere sussidi generosi in genere davvero domanda sufficiente, è da vedere. Quindi dice: ma basta continuare a criticare così, perché è un pregiudizio. Vediamo, è da vedere. Ma sarà, quindi ancora una volta, ma sarà sicuramente meglio così che continuare a rimanere imbrigliati in una camicia di forza ormai intollerabile. So di non essere mainstream, che il Fondo Monetario la pensa diversamente, ma guardate che se l'Europa non cambia impostazione, il prossimo passo saranno le rivolte di piazza. Perché Repubblica
non ha titolato su questo, perché ha continuato a invertire la notizia? Perché ha paura, perché Sine gli ha detto una cosa sacrosanta, che c'è un problema sociale, la crisi è sociale, ecco perché bisognava assolutamente investire sulle persone. Quando mi dicono questa è una manovra che non ha il coraggio degli investimenti, ma come? Stiamo investendo sulle persone, ma ovviamente Fabio Fazio, ok, non è capace di prevederlo, perché non capisce un tubo Fabio Fazio. Fabio Fazio è lì che sta ascoltando Cottarelli, ma non capisce un tubo di quello che Carlo Cottarelli sta dicendo. Ecco perché non può fare un contraddittorio, ecco perché non può intervistare nessun altro se non il mainstream, perché si è imparato la filastrocca di Natale, Fabio Fazio, e la recita, perché nessuno deve toccare il presepe di Fabio Fazio, e invece noi glielo toccheremo, perché io voglio sapere quanto costa sta cavolo di trasmissione. E se quei soldi vengono dati a Fabio Fazio, a maggior ragione io voglio un'altra trasmissione verità, voglio che un altro racconto che sta dentro le teorie, non dei folli, ma sta dentro le teorie macroeconomiche, io voglio che queste teorie abbiano la stessa visibilità di Fabio Fazio in prima serata, perché quello che ci sta dicendo Sinei è: state attenti, perché il prossimo passo saranno le rivolte di piazza. E domanda del giornalista: tutto questo senza mettere in discussione l'euro? Risposta: diciamo che l'euro era stato concepito in una visione da unione politica, mancando questo è tutto più difficile, però una convergenza può essere trovata. Quello che trovo inaccettabili sono i toni ultimativi e offensivi tra Roma e Bruxelles, ma questo attiene alla psicologia individuale. Ok, quindi stai dicendo: state attenti a non mettere tutto dentro questa dialettica che ormai è completamente impazzita. State attenti invece a non perdere di vista quello che è il tema sociale. E a cosa serve una politica economica se non a risolvere e a prevenire eventuali tensioni di piazza di cui ha parlato questo economista? Allora, ovviamente tutti i soldi che Fabio Fazio ha a disposizione attraverso la società di cui egli è ovviamente azionista, perché non vengono in parte destinati a sentire delle persone diverse? Perché la domenica sera deve essere sempre un racconto a senso unico? Forse perché qualcuno, vedi l'ex direttore generale, gli ha spalancato le porte, gli ha steso i tappeti rossi, e allora basta, noi vogliamo avere un racconto diverso, ne abbiamo diritto, perché questa roba qua è fondamentale per capire il passaggio politico che sta affrontando il governo. Allora, questo secondo me era importante. Altre cose sull'intoccabilità dell'Europa, anzi, lo voglio ben dire, perché poi c'è sempre qualcuno che dice: allora usciamo, ma mai come adesso siamo nella condizione di cambiare l'Europa. Sinei lo diceva, diceva perfettamente, la politica monetaria sta dentro un'architettura politica, non tecnica, ecco perché l'Europa di oggi, l'Unione Europea, è sostanzialmente incapace di dare risposte, perché non vede nient'altro che il suo tecnicismo. È l'Europa dei burocrati, è l'unione dei burocrati, l'Europa dei popoli è un'altra cosa, è l'Europa politica. Ecco perché oggi c'è la possibilità, ma lui questo non lo vuole dire, questo non lo vogliono dire. E non lo dice Cottarelli, che è stato sputtanato, ok, da un economista come Sinei. Basta con questa austerità, basta con questa logica da Fondo Monetario Internazionale, perché quel signore è stato allevato dal Fondo Monetario Internazionale. Sinei lo dice, lo so che sono fuori dal mainstream, so di essere controcorrente rispetto alle ricette del Fondo Monetario Internazionale, che arriva a vedere sempre dopo le crisi. Bene, a proposito di Europa, di questi signori, dell'Europa mainstream, Juncker killer d'Europa, questo lo scrive, ok? Lo scrive, lo so che è l'effetto specchio, però Juncker, killer d'Europa, favori giganteschi alle multinazionali, aiuti ai miliardari e beffe ai cittadini, così il numero uno della commissione ha scatenato il populismo. Lo scrivono Paolo Biondani e Leo Sisti, due inchiestisti con i fiocchi, lo trovate sull'Espresso di questa settimana. Ma questo lo sapevamo già quante volte, io l'ho anche scritto nei miei libri, lo dicevo nelle trasmissioni, lo dico tutte le volte. Ecco perché questa cosa che non viene detta con la stessa intensità con cui se ne stanno parlando i giornalisti.
favori giganteschi alle multinazionali, aiuti ai miliardari, dai, e invece ti fanno sempre queste trasmissioni dalla mattina alla sera sul reddito di cittadinanza, sulla pace fiscale che ovviamente per loro deve essere un condono. Insomma, io mi sono stufato di una narrazione che sempre ha senso unico, e la gente alla fine mi domanda, ma state facendo cose fuori dal mondo? Certo, se tu non gli racconti tutta la verità e continui a sentire sempre soltanto loro, va da sé che la gente non capisce e non sa, ok? Benissimo, allora credo di avere detto abbastanza, mi sono già abbastanza anche arrabbiato, visto che siamo a 25 minuti, dai, arriviamo a cifra tonda, andiamo a 30, se avete delle domande cerchiamo di rispondere. Come si chiama? No, non è in borsa, non è quotata in borsa la società di Fazio, si chiama L'Officine, ed è una società di produzione che sta dentro un'altra società molto più grande, che è una multinazionale, si chiama Banijay, ed è una società che produce questo programma. FOA che fa? FOA è il presidente della RAI, noi non chiediamo assolutamente nulla. Guardate, sia chiaro, io non voglio chiudere le trasmissioni, non voglio che Cottarelli vada via, io voglio che, così come parla Cottarelli, voglio che qualcun altro sia chiamato. Ovviamente non mi azzarderei mai solo a pensare, ok, che Fabio Fazio possa chiamare qualcuno come me o Bagnai o Rinaldi o altri, ci mancherebbe, ovviamente non lo farebbe, e qualora lo facesse ovviamente i suoi autori gli farebbero le domande più difficili, ma siccome non ci sono mai domande difficili per chi sa affrontare ogni tematica, non avremmo problemi a mandare in cortocircuito Fabio Fazio, che sui fondamentali di macroeconomia non sa un tubo. No, buttate fuori dalla faccia della RAI. No, io voglio soltanto sapere per quale motivo una trasmissione del genere debba essere prodotta fuori, ok? Fuori, quando la RAI potrebbe tranquillamente produrla al suo interno. Circa, perché ho visto prima un messaggio che riguardava le nomine, non so le nomine quando si faranno, mi auguro presto, perché c'è bisogno di una RAI che a questo punto abbia direttori nuovi, ma se la vede l'amministratore delegato, e sono affari suoi in un certo senso, perché è stato messo lì perché la RAI possa giocare una partita importante, che è una partita veramente industriale, quindi ci mancherebbe altro. Non guardo più la trasmissione di Fazio, ma noi rifacciamo il controcanto. Sentiamo un attimo cosa dicono, lo volete sentire? L'ironia con quale meraviglia, prego. Ah no, è Camilleri, vabbè, Camilleri è nulla. Non è possibile, aspetta, state andando velocissime. No, buttate fuori dalla RAI? No. Allora, riguardo a TAP, sicuramente è uno dei temi, è uno dei temi più delicati della giornata, è stato un tema delicato, e siccome io penso, perché amo il dissenso, è troppo facile per la politica prendersi soltanto le carezze, gli applausi, i bravo. Se c'è qualcuno che sta protestando, lo sta facendo nella comunità salentina, perché vive una battaglia. Io quella battaglia la conosco, sono andato una volta a San Foca, ho parlato, sono stato accolto dalla signora che ha strappato la tessera elettorale, ed è una protesta estrema, dura, ma non c'è assolutamente cattiveria. Io conosco quella comunità, so quanto stia soffrendo per una scelta che è stata difficile, e dopo ne parliamo, e so con quanta lealtà stanno conducendo la loro battaglia. È una battaglia che, ripeto, stanno vivendo sulla loro pelle. È una battaglia per cui diversi salentini sono stati schedati dalle forze dell'ordine. E questa è una cosa che non mi piace. Io sul TAP ho sempre espresso grandissime riserve, non mi è mai piaciuta la militarizzazione della zona, e credo che siano degli errori non da ripetere assolutamente. Sulla decisione di spostare a Brindisi la TAP, non sono decisioni che posso prendere io, e non so assolutamente come si possa eventualmente spostare. Capisco la ragione di Emiliano, ma capisco anche quello che ha detto Luigi Di Maio.
ha soltanto sovrapposto due termini, due concetti. Non ci sono penali nel senso tecnico del termine, ci sono sicuramente delle possibili sanzioni da pagare, perché uno stop ad una opera già firmata, un'opera privata già firmata, sicuramente muoverebbe la reazione dell'altra parte, che chiederebbe una cifra di danno decisamente, decisamente importante. E anche il solo fatto di poterla mettere così nel novero delle cose, in un momento in cui stiamo cercando di, andando a deficit, stiamo cercando le maggiori risorse possibili per risollevare, per stimolare la crescita dell'economia reale, è sicuramente un fattore che Luigi e che il governo doveva prendere in considerazione. Quindi io sicuramente capisco le ragioni che hanno mosso il governo a non poter bloccare quell'opera. Ciò non toglie che quello che sta accadendo nel Salento credo che abbia da parte di quella comunità un fondamento di verità. Stanno vivendo una situazione decisamente forte, è tutta, o tutta, non lo so, ma io ho conosciuto tantissime brave persone, persone che non sono certamente violente, non sono ostili, stanno combattendo una battaglia loro, legata al loro territorio che amano, ed è un territorio che l'Italia deve assolutamente amare e rispettare. Questo è quello che secondo me andava detto, lo ripeto con il massimo anche dell'amicizia. Io sono disponibile ad andare giù nel Salento e prendermi dei vaffanculo grande come una casa, perché la politica, ripeto, è troppo facile se ti devi prendere soltanto le carezze. Se quella popolazione volesse così uno da prendere a schiaffi, da cui indirizzargli una serie di vaffanculo, io ci sto, perché altrimenti è troppo facile fare politica. So che quel vaffanculo verrebbe dal cuore, sarebbe sincero, sarebbe onesto, e io non mi permetterei mai di dire a quelle persone che stanno facendo una cosa sbagliata. Sono persone che, ripeto, le ho conosciute. Io ho conosciuto quella mamma, la signora Anna, che ha strappato la tessera elettorale, e so anche il dolore di arrivare a bruciare una bandiera politica, ok? Quindi nessuna ostilità nei loro confronti. Però veramente la ragione che ha mosso Luigi e il governo e Conte a dire che quell'opera va fatta è soltanto perché effettivamente fermarla rischiava e rischierebbe di avere un costo decisamente oltre, in un momento in cui abbiamo bisogno di tutta la liquidità e tutti i finanziamenti possibili per dare una scossa all'economia reale, che è un po' la prima parte del discorso che vi ho fatto. Ho sentito Sapelli, anche Sapelli è una voce che andrebbe che meriterebbe molto spazio in televisione. Va bene, ho abusato già troppo della vostra cortesia, della vostra disponibilità. Vi ho raccontato chi sono i compagni di strada di Cottarelli, quindi quando vedete Cottarelli in televisione, la sua performance vale 6.500 euro a puntata, che lui ha detto di destinare all'osservatorio sui conti pubblici per borse di studio. Bene, ve li ridico, i compagni di strada di Carlo Cottarelli sono lui, direttore dell'osservatorio, il suo vice è Giampaolo Galli, ex parlamentare del Partito Democratico la scorsa legislatura ed ex ancora direttore generale di Confindustria. Poi con lui ci sono Massimo Bordignon della Voce.info, ci sono Veronica De Romanis, docente mainstream, anche lei moglie di Bini Smaghi, ci sono Roberto Perotti, anch'egli ex commissario alla Spending Review, c'è Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, e c'è Enrico Letta. Quindi quando sentite parlare quelle persone, sappiate che stanno parlando per fare una campagna elettorale travestita da programma politico. È tutto, io vi bacio, vi saluto e va bene, noi sicuramente domenica prossima ci facciamo il nostro Contro che Tempo che Fa, magari con qualche ospite, magari
magari, che ne so, faccio una telefonata a Rinaldi o qualcun altro. Noi in settimana avremo modo di commentare l'attualità e basta così. Grazie per i tanti messaggi che sono arrivati. Continuate a seguirmi, continuate, magari anche passate i video che faccio su YouTube, anche questo è un modo per stare in contatto. Grazie mille, buona serata a tutti.